da che cosa era caratterizzata quella fase? Era caratterizzata dall'idea che lo sganciamento dello spazio-tempo fosse il dispositivo vincente. L'e-learning come dispositivo della distanza, o meglio, l'e-learning come dispositivo per una riduzione della distanza. Everywhere, anyone, ciascuno a suo modo, potremmo dire. E in quegli anni lì la centralità della attenzione anche della ricerca, ve ne ricorderete, era tutta portata sulla CMC, sulla Computer Mediated Communication. In quegli anni si sottolineava come la CMC relativizzasse l'impatto dei social cues. All'università si salutava come un fatto rivoluzionario la possibilità dello studente di raggiungerti in posta elettronica, prima veniva a vedere se rispettavi il tuo ricevimento settimanale, se non c'eri e non lo rispettavi, nessuno diceva niente, si sarebbe tornati la volta la settimana successiva a vedere se il prof c'era. Con la posta elettronica si è orizzontalizzato il rapporto, quelli di noi che erano più entusiasti della tecnologia nei secondi anni 90 erano molto contenti di questa cosa, poi piano piano ci siamo accorti che forse, non era tutto oro quel che luccicava. Ma tutto questo discorso sull'orizzontalizzazione dei rapporti, sulla facilitazione della comunicazione, sulla relativizzazione dell'impatto di status era un aspetto che in quegli anni lì, nella fase dell'affermazione sociale, era rilevante. E il terzo aspetto, e l'ho anticipato, che procedo necessariamente per rapide generalizzazioni e per suggestioni, il terzo aspetto che caratterizzava quella fase lì, secondo me, è stato quello dell'ampliamento delle possibilità di apprendimento. Uno dei temi forti era la possibilità di portare l'insegnamento oltre l'aula. La mia relazione al Biennale del 2000, insieme al collega Paolo Ardizzone, era il risultato di una piccola sperimentazione condotta nella seconda metà degli anni 90 in Università Cattolica, e il titolo era Oltre l'aula. Perché c'era questa idea, questa possibilità che l'e-learning funzionasse da estensione delle nostre opportunità didattiche in funzione della produzione di apprendimento.